Sono Alfredo Sguglio dello spin-off Unical Smart City Instrument, partner del progetto SMO che si sviluppa nella città di Crotone, Cropani e Strongoli, legato alla mobilità sostenibile, coinvolge le fasce di popolazioni deboli, anziani, migranti, disabili, ma allo stesso tempo promuove attività di formazione sul tema della mobilità sostenibile. Oggi siamo qui all'Unical per promuovere una giornata di mobilità sostenibile insieme ai nostri partner. Il progetto prevede di diverse attività. Proprio questa mattina a Crotone hanno avviato le prime attività formative di peer education, ovvero i giovani si sono dimostrati parte attiva nel promuovere il tema della mobilità sostenibile, trasformandosi essi stessi in docenti delle tematiche che hanno acquisito durante il progetto SMOB. È un progetto finanziato da Fondazione con il Sud, è un progetto che ha un grosso impatto su Crotone, laddove sono stati già realizzati diversi progetti, tra cui anche altri progetti finanziati dalla stessa Fondazione con il Sud. L'ultima esperienza è stata l'esperienza dei cosiddetti SMOB Bikers, ovvero i giovani, i ragazzi che hanno acquisito le biciclette e che stanno costruendo dei proficui sodalizi con altre realtà del territorio di Crotone, con altri progetti. E questo non fa altro che promuovere la sostenibilità di questo progetto nel lungo periodo. Io sono molto felice di essere oggi qui e di poter dare la mia testimonianza rispetto a questo progetto che è stato finanziato in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale. Ovviamente si parla di mobilità sostenibile, noi siamo tutti molto convinti che si debba portare avanti un atteggiamento a tutela dell'ambiente, quindi come muoversi in maniera sostenibile, no? Qui abbiamo la possibilità di vedere qual è un mezzo sicuramente con un basso tasso di inquinamento ambientale. La cosa importante di questo progetto è che è rivolto alle persone più deboli, quindi agli anziani, ai giovani, quindi anche alla nostra, a quello che sarà il nostro futuro, ed ha anche una componente importante dal punto di vista della formazione. Quindi sono molto contenta di essere qui oggi, di poter supportare, diciamo, questa divulgazione di queste informazioni rispetto a questo progetto. Speriamo di vedere presto un impatto importante sul territorio. Grazie. Sono Fabio Piscioneri, presidente dell'Associazione Giovani Responsabili. Sono molto contento di stare qui in mezzo ai nostri partner oggi, in mezzo agli studenti dell'Unical, per portare questo messaggio sulla mobilità sostenibile. Abbiamo appositamente portato anche le nostre bike. È bellissimo vedere i ragazzi girare sul corso, sul lungomare di Crotone, con le nostre bike che hanno iniziato a noleggiare. Adesso a breve useranno anche l'app per determinare il numero di chilometri utili per riscattare queste biciclette e tenerle poi per tutta la vita per essere utilizzate durante il giorno nelle loro attività quotidiane. Sono veramente contento che anche Cosenza, anche l'università, oggi ha la possibilità di conoscere SMOB, che sta diventando sulla costa ionica calabrese un punto di riferimento della mobilità sostenibile. Io sono il professor Natale Arcuri, docente Unical, e noi come DIMEG siamo partner del progetto SMOB. Io mi occupo proprio di soluzioni per diminuire la CO2, in particolare l'efficienza energetica, ma anche la mobilità. Sappiamo che svolge un ruolo importante per far sì che usiamo meno combustibili fossili e utilizziamo queste energie rinnovabili. Tra l'altro, anche aggiungere anche salutare rispetto ai problemi anche che ci sono adesso di alimentazione, di obesità, proponiamo come soluzione a 360 gradi. Sono Luana Gallucci, presidente di Eccedenze Creative e faccio parte con la mia associazione del progetto SMOP, progetto molto importante finanziato da Fondazione con il Sud.